Non solo politica nei palazzi del Consiglio regionale. Dal mese prossimo, probabilmente un giorno a settimana su prenotazione e con visite guidate, sarà possibile ammirare le opere di assoluto pregio artistico presenti nei corridoi di Palazzo Panciatichi e Bastoggi in via Cavour. Dalle sculture di Mitorai alle sinopie del Madonnone del Bicci alle opere del Rustichino, alle incisioni originali dello Zocchi e molto altro. Le opere d'arte sono le opere donate dagli artisti dal 2000 ad oggi, artisti che hanno fatto la propria mostra all'interno del Consiglio regionale. Attualmente le opere donate sono 579. È praticamente il valore di un museo d'arte contemporanea e non sono tutte di autori conosciuti, ma che vale la pena mettere in contrasto con gli autori più quotati per suscitare questo scambio e questo incontro, scontro di giudizio che fa sempre bene all'osservatore e all'arte stessa, l'arte contemporanea toscana. Credo che proprio nei momenti di crisi dobbiamo incentivare l'arte. Abbiamo messo su una serie di cataloghi, per ora 9 itinerari, ma dovremo arrivare a 14, di tutte le opere che gli artisti hanno lasciato in questi 15 anni, farle uscire fuori dal palazzo, altrimenti ce la raccontiamo, ce la sogniamo per conto nostro. Invece credo che l'istituzione ha anche questo dovere di divulgazione di quello che è un valore che è di tutti.